Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono con gli FR1 arancioni, ancora più tamarri del normale perché ci ho montato sotto il trailer a tre ruote giallo orato e quindi ho fatto una cozzaia di colori. Ora proveremo se so fare qualcosa con i tre ruote nel free skate e se preferisco il 4 ruote o il 3 ruote sul free skate della marca FR1. Quindi vediamo se Traio Seba ha ravvicinato le due ruote per fare free skate è utile o no. Proviamo anche a fare gli agganci, spero di non uccidermi sulle panchine. Detto questo, soprattutto iscriviti al canale, attiva la campanellina e metti mi piace al video, questo soltanto più ti piace. Andiamo a vedere gli FR1 insieme, dai ragazzi! Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Ragazzi, ne visto che ho fatto free skate sia nelle piazzette in cui abbiamo testato anche gli handle sia in paese con tre alte ruote. Ecco, lì in paese lo vedo più utile il tre alte ruote perché è veramente più fluido in alcuni trick di salti, però quando gli dici il trick figo, quello specifico, quello che ti fa fare wow, io letteralmente non riesco a sentirmelo mio. Sarà perché non riesco mai a centrare lo scalino, quando vedete quando ho fatto l'aggancio alla panchina non beccavo mai l'aggancio giusto. Sarà perché comunque sia mi sento troppo alto da terra, quindi il piede mi si piega tanto e uso troppo il filo esterno o il filo interno, riesco a sentirlo se riattivo. Oltre al fatto è veramente legnoso da spingere, anche se non senti i sassolini, non senti comunque se ne salti le fughe, quando vai a chiedergli tanto al fastidio, senti l'altezza, senti comunque se il fastidio non è proprio al massimo della reattività. Comunque dopo questo tra le altre cose ve lo consiglio di fare free skate, personalmente no. Se dovete fare una partita più incentrata sulle lunghe distanze e vi volete mettere qualche salto, qualche trick, allora ha senso. Ma se voi partite da vado in pesa a fare salti, a fare trick, a fare free skate quello bello tosto, secondo me non ha senso. Forse il 3 con 3 ruote allora già è più centrato, però l'FR1 con 3 ruote non è, non mi ha convinto, non mi è piaciuto onestamente. Però ecco, dovete provarlo perché è molto soggettivo e anche dovete scegliere se siete persone che chiamano a fare free skate, trick, panchine, salti, secondo me anche avere ruote più piccoline vi permettono di sbagliare di più, per esempio, no? E 3-4 ruote permette di avere molta più sensibilità e molta più margine di se arrivo qua e batto la punta è facile, mi lancio la panchina, invece con 3-4 ruote ho più probabilità di centrare il gancio, o se lo prendo in questa maniera ho più probabilità di saltarlo e non di impuntarmi, cosa invece qui ci sta che chiappo più la manettinella. Cioè questo anche se non è del tuo vero, perché poi in realtà la più grande ti permette di rotolare da questa sensazione, quindi ogni volta che vai a fare un salto hai più paura di farti male, o almeno questo è quello che io sento quando devo fare un salto. E nonostante comunque sia non ho iniziato a fare free skate da ieri, quindi ecco, mi immagino una persona che prova un patio così e se ai primi passi fai un salto con questo, anche se un marciapiede con questo è una cosa veramente facile. Ogni volta che vado a fare un atterraggio da un salto devo, sento il fatto molto più rigido, sarà perché comunque il cerchio ammortizza meno rispetto alla gomma piena. Comunque ecco, in realtà se gli dati un voto nel free skate gli darei un 5 perché non sono paragonabile a un 3-4 ruote. Ok, se invece dovessi valutare una pattinata tipo fitness o maratona con un po' di trick da free skate, salti e scendere dei gradini, per chi lo sa farvi, per chi sa già pattinare, un 8-8,5 lo do. Quindi diciamo le 3 ruote per far free skate è solo per chi sa già pattinare bene e ha una bella potenza del patio. Comunque vorrei sapere anche la vostra, se avete provato le 3 ruote, se concordate con quello che dico
o se avete trovato il 3 ruote è migliore per fare fischietti in peso. Io personalmente preferisco avere 4 ruote, mi permette di fare agganci molto più simpatici, mi permette di fare dei trick molto più particolari e mi dà un margine di errore molto maggiore rispetto a 3 ruote, che in realtà sono molto legnose e duro molta più fatica a fare dei trick particolari. Detto questo, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina, metti mi piace al video, io vi saluto, ciao ragazzi! Flames burning on the dark remains. I cover up.